Marco Predolin al GF VIP, la nuova gaffe sui gay. Grande Fratello VIP, Marco Predolin, la barzelletta sui gay che non piace. A pochi giorni dalla messa in onda della quarta puntata del GF VIP, ecco che Marco Predolin è tornato a far molto discutere. Cos'è successo stavolta? Il web è insorto per una sua barzelletta sui gay. Difatti, come riportato dal blog bitkif.it, la barzelletta in questione l'ha raccontata ieri sera davanti a un attonito Cristiano Malgioglio. Ma è stato il finale della battuta che ha più indispettito il popolo del web. Infatti, l'uomo per chiudere lo sketch ha chiosato: "Non sono mica C". L'ennesima battuta sul mondo omosessuale di Marco Predolin, che ha creato un nuovo polverone sui social. Ma anche i suoi coinquilini sembra non tollerino più certe uscite. Infatti, proprio nelle ultime ore, Simone Izzo e Jeremias Rodriguez, parlando a tu per tu nelle casa più spiata dagli italiani, hanno confessato di essere rimasti senza parole ascoltando alcune uscite omofobe del noto presentatore. Però purtroppo i problemi per Marco non sono finiti qua. Infatti, nella terza puntata del Grande Fratello VIP andata in onda lunedì scorso, l'opinionista Alfonso Signorini l'ha attaccato duramente per alcune sue brutte uscite fatte negli ultimi giorni contro il cantautore Cristiano Malgioglio. Cosa aveva detto Predolin? Marco Predolin del GF VIP, altro scivolone sui gay. Alfonso Signorini, nella terza puntata del Grande Fratello VIP di lunedì scorso, si è scagliato contro Marco Predolin per delle sue battute poco felici contro Cristiano Malgioglio. A quel punto Predolin ha cercato di difendersi, non risultando granché convincente. E a rimanerci più male è stato senza ombra di dubbio lo stesso Malgioglio, il quale non si sarebbe mai aspettato di essere attaccato in quel modo dall'inquilino. Motivo per cui ha espresso l'intenzione più e più volte di abbandonare il reality show VIP condotto da Ilaria Blasi. Tuttavia, gli autori sono riusciti a fargli cambiare idea in questi giorni, permettendogli anche di dormire nella parte povera della casa più spiata dagli italiani denominata Tristopoli. Infatti, l'uomo si è più volte lamentato con la produzione, dichiarando di non riuscire a chiudere occhio con tutta quella gente nella camera da letto. Insomma, nonostante il GF VIP sia iniziato da meno di un mese, pare davvero non ci sia un solo giorno in cui i concorrenti non facciano discutere i numerosi telespettatori. Ed è stato soprattutto Predolin ad aver fatto maggiormente discutere per via di queste uscite poco apprezzate dal mondo LGBT. L'uomo verrà redarguito lunedì dalla Blasi e Signorini? Per scoprirlo non resta che seguire la prossima puntata del reality prevista il 4 ottobre su Canale 5 alle 21:30.